Innanzitutto credo che sia utile appoggiare le grandi manifestazioni che ci sono state in queste settimane. Dobbiamo evitare, come ho detto in aula, che passare da un quadro nel quale si era richiesto di fare le elezioni senza Bouteflika ad un quadro in cui c'è Bouteflika senza elezioni. Quindi è utile davvero che si avvii rapidamente un processo di transizione ragionevole. Credo che l'attivazione dell'articolo 102 della Costituzione algerina sia un primo passo, cioè quello dell'impedimento di Bouteflika nel svolgere le proprie funzioni, e nello stesso tempo credo che sia indispensabile per parte dell'Unione Europea che agisca in modo da protagonista nella vicenda algerina, perché non vuole essere una battuta la mia, ma una cosa reale, cioè situazioni come quella siriana o come quella della Libia, che sono situazioni molto preoccupanti, rischierebbero di essere quasi poca cosa rispetto ad una possibile implosione della situazione in Algeria. L'Algeria ha già conosciuto ampiamente una situazione difficile nel 1992, sono cose che non possono essere più ripetute, per cui è indispensabile che questo processo di transizione sia ragionevole, guidato, e che però veda nello stesso tempo una politica vera di riforme, una politica di ampliamento dei diritti e ovviamente anche della democrazia. Un'ultima domanda sul Venezuela: domani ci sarà la seconda riunione ministeriale del gruppo di contatto internazionale, cosa si aspetta da questa seconda riunione? Ma io intanto continuo a sottolineare un lavoro positivo che invece il gruppo di contatto sta facendo, perché non vedo alternative ad una soluzione pacifica, ad un no ad interferenze esterne e alla realizzazione di un processo di transizione che porti alle elezioni presidenziali e alle elezioni politiche. Di questo c'è assolutamente bisogno. È in discussione una risoluzione al Parlamento europeo che verrà votata domani. Per quanto ci riguarda ci sono alcune linee rosse che sono invalicabili. La prima riguarda appunto no ad ingerenze, ma a soluzione pacifica, quindi bisogna dire di no a qualsiasi tipo di violenza. Un giudizio positivo sul gruppo di contatto, perché di questo noi riteniamo che abbia svolto e possa svolgere un ruolo importante, e soprattutto la creazione di un corridoio umanitario che sia gestito esternamente e non ovviamente dal regime attuale, per distribuire i viveri ad un paese che è oggettivamente stremato. Personalmente non vedo altre soluzioni al di fuori di questo quadro. Mi auguro ovviamente che lo stesso Parlamento europeo sia in grado di trovare una unità di intenti su queste linee.